Iniziamo subito praticamente dal tema che mi è stato ieri richiesto, quale sarebbe stato il titolo. Ho detto parlerò dell'immunità cellulare, della trasmissione, e la cosiddetta sintomatica e ovviamente un approccio della terapia. Iniziamo subito allora con questa immunità cellulare molto trascurata, e che invece ci ha dimostrato di recente un bel lavoro dei colleghi e amici di Singapore, che 23 dei soggetti che sono stati studiati, che avevano superato la prima SARS, la famosa SARS del 2002-2003, sono del tutto, per così dire, immunizzati nei riguardi dell'attuale Covid-19. E questo ovviamente non è più una novità, ma diventa molto importante per quelle che eventualmente poi vedremo alla fine, saranno le prospettive. L'altro aspetto sempre che proviene da Singapore riguarda sull'immunità cellulare, che in particolare questa risposta nei riguardi delle proteine del nucleo capside è presente anche per molte, diciamo, dei coronavirus circolanti della famiglia dei beta coronavirus cui appartiene il Covid-19. Anche questo diventa un aspetto importante perché in particolare vuol dire che in sostanza questo è un virus, a questo punto una volta in più presumo d'origine zoonotica e non artificiale di laboratorio. In particolare si è visto che il 50% dei soggetti è immune nei riguardi proprio del Covid-19. Quindi abbiamo questi punti di partenza che sono molto importanti, indipendentemente poi dalla possibilità di produrre gli anticorpi umorali, che sono quelli che sono stati utilizzati in maniera brillante proprio per neutralizzare il virus, soprattutto nei pazienti più critici. Questo, diciamo, diventa molto efficace, nel senso che dobbiamo allora fare delle proiezioni per quel che riguarda appunto questa circolazione virale del Covid-19, e in particolare allora sappiamo che se c'è questo aspetto, per così dire, di risposta anticorpale cellulare per giunta nei riguardi delle proteine di base, delle proteine strutturali del virus, a maggior ragione, ammesso e non concesso che ci possono essere delle proteine, ci sono, però la risposta immunologica non è conclamata nei riguardi appunto delle proteine accessorie, questo diventa di secondaria importanza. Ripeto allora che proprio per questo virus, che è stato isolato una settimana dopo che era stato annunciato all'Organizzazione Mondiale della Sanità questo aspetto in particolare delle immunità atipiche che erano legate a questo nuovo coronavirus, diventa importante perché il giorno dopo i colleghi cinesi l'hanno, diciamo, comunicato ai colleghi americani del CDC di Atlanta, già per così dire il giorno dopo gli americani avevano, diciamo, tutta la sequenza genetica del virus, che una settimana ancora successiva, questo è importante, questa sequenza, era isolato direttamente dagli australiani per il loro paziente zero, coltivato in colture di tessuto e fotografato al microscopio elettronico. Soltanto un paio di giorni dopo i colleghi dell'Università di Berlino in particolare mettevano a punto un test diagnostico secondo le direttive dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E finalmente, alla terza settimana di gennaio, sappiamo che c'è questo sicuramente contagio interumano e quindi viene avvertita l'OMS ancora una volta, che però, diciamo, aspetta un'altra decina di giorni, soltanto a fine mese, per sottolineare che questa epidemia diventa di pubblico concern, per usare questo termine anglosassone, di preoccupazione internazionale. A questo punto, diciamo, noi, diciamo, in Italia abbiamo subito preso la decisione molto brillante di bloccare
Ivolida dai per la Cina, in particolare ovviamente pazienti di la Malpensa e a Fiumicino, ovviamente non conoscendo che si arriva dalla Cina, in particolare attraverso molte altre capitali, diciamo soprattutto europee, per non parlare pure di Dubai. Ad ogni modo, questo diciamo, è bene sottolinearlo, perché in ogni caso siamo all'inizio di febbraio e qualcuno cosiddetto che si spaccia per virologo parla che non ci sarebbe la possibilità di avere un'epidemia in Italia, tranne diciamo, lo stesso fatto che potrebbe succedere per essere colpiti da un fulmine. Su questa linea diciamo, di comportamento, ecco invece che dal 20 al 22 febbraio abbiamo, per così dire, la bomba atomica, soprattutto in Lombardia, poi successivamente anche in altre 14 province diciamo, italiane, in particolare dal Veneto all'Emilia-Romagna, poi anche il Piemonte. In ogni caso quello che era importante sottolineare che questo aspetto riguarda in particolare perché noi dobbiamo tenere in considerazione che ci sono molti scambi commerciali proprio fra l'epicentro dell'epidemia Wuhan, una capitale di 11 milioni di abitanti della provincia del Lubei, eventualmente proprio la Lombardia, dove anche dividono insieme lo stesso, per così dire, inquinamento climatico. E questo diciamo, è relativo soprattutto alle particelle PM10, PM2,5, che rappresentano non solo i vettori del virus, ma addirittura anche la possibilità di essere l'apertura del famoso recettore ACE, che è la porta d'entrata del virus. E quindi questi aspetti sono abbastanza importanti da conoscere, a cui poi si può aggiungere, questo ovviamente non viene spesso menzionato, ma è quanto mai diciamo, delicato, ma da sottolineare, lo studio del Pentagono attraverso l'esercito americano, che ha praticamente dimostrato che nel 36% della circolazione dei coronavirus, quindi in fase di epidemia, c'è un'accentuazione in particolare che riguarda quelli che hanno avuto una vaccinazione proprio nei riguardi del virus influenzale. E questo voglio ancora una volta sottolinearlo, soprattutto per molti soggetti, diciamo, presidenti di regioni che già vorrebbero l'obbligatorietà di questa vaccinazione per il prossimo autunno. Che se fosse vero l'epidemia da coronavirus sarebbe ovviamente non congruente, non dire piuttosto un aggravamento di quella che sarebbe una situazione reale, in quanto l'ultimo, questo punto di riferimento dell'esercito americano è stato di recente sottolineato, riprodotto anche dalla vicina Spagna, che come sappiamo abbiamo molte cose in comune. Quindi diciamo, per quello che riguarda l'aspetto cosiddetto asintomatico, fin da gennaio la dottoressa Maria Kerkova dell'OMS ha sempre detto, in contrasto a Fauci, che eventualmente se ci fosse stato un soggetto asintomatico contagiante si trattava eventualmente di un soggetto che era, diciamo, iniziava a essere sintomatico all'inizio della stessa diciamo, malattia del Covid-19. Successivamente ancora, di recente, c'è stata una versione ancora ufficiale dell'OMS, sempre tramite la dottoressa Kerkova, che peraltro dirige l'ufficio scientifico, che ha detto che raramente questo avviene per i soggetti asintomatici di dare questa di essere contagiante, in particolare secondo alcuni dati potrebbe essere il 16%, ma non si riferisce certamente a soggetti come abbiamo sentito più volte prima attraverso quello che è stato le notizie sia da Genova che dalla Lombardia, in particolare il professor Zangrillo, che praticamente difficilmente ci troviamo di fronte a una questione, per così dire, che possa riguardare la maggior parte delle persone. D'altra parte lo dice Zangrillo, che giustamente dice: noi in terapia intensiva non vediamo più un paziente, e quindi ovviamente per noi il virus ha completato la sua curva gaussiana epidemica, che è normale che questo succeda.
Nel frattempo, a fine maggio, sempre su questo argomento, c'era stato un lavoro di colleghi cinesi che in particolare hanno potuto, per così dire, sottolineare come eventualmente un soggetto cosiddetto asintomatico è ricoverato insieme ad altri 33 pazienti e poi ovviamente soggetto a tutti gli operatori sanitari, medici e infermieri, e con molti amici e molti conoscenti, in totale 455 contatti, nessuno di questi è stato, per così dire, contagiato. Ovviamente su Science, ormai purtroppo non c'è più una rivista seria, anche questa di cui per giunta io faccio parte, all'Associazione Americana di Avanzamento delle Scienze, devo dire che c'è stato un lavoro che parlava molto di, per quanto riguarda la differenza fra, diciamo, le famose goccioline del flug in cui il virus è presente, rispetto eventualmente alla possibilità dell'aerosolo, come succede nell'influenza, e quindi in un certo senso sosteneva la possibilità di un contagio, però tramite sempre via aerea, stranamente superando la barriera immunologica del faringe, arrivando addirittura direttamente negli alveoli, e questo stesso virus poteva essere rispedito, per così dire, ad altri soggetti attraverso, diciamo, un salto, si fa per dire, senza replicazione virale, perciò una cosa eventualmente inconcepibile, ed essere contaminante. Ad ogni modo, su questo fatto chiaramente della contaminazione, soprattutto per aerosol, dobbiamo tenere in considerazione quanto già sappiamo, in particolare che eventualmente questo non avviene all'esterno, non avviene eventualmente in luogo chiuso, se esposto a brezza, per così dire, o a ventilazione, e può avvenire perché eventualmente ci possa essere un deposito sulle superfici dove però il virus non vive molto. All'esterno, come confermato l'Università di Oxford, a fine maggio non sopravvive più di 6-7 minuti ai raggi ultravioletti. Tutto questo ovviamente diventa importante proprio per tutte le asserzioni che si sono in giro, soprattutto in questo periodo, con le famose mascherine, che non si pensa che inizialmente si potevano portare esclusivamente per i soggetti contagiati, per evitare ovviamente lo spargimento del virus, e ovviamente per gli operatori sanitari che possono avere a che fare con gli stessi pazienti o con potenziali pazienti. Quindi tutto aspetto questo delle mascherine va rivisto, soprattutto in vista della prossima apertura delle scuole a settembre, considerando pure che già le scuole sono aperte a maggio, già in Danimarca, in Austria, in Svezia non si sono mai chiuse, e quindi, diciamo, giustamente, come è stato detto più volte in precedenza, anche oggi, come ci sia questa differenza approccio a rendere, per così dire, gli anziani, isolarli oppure proteggerli, eventualmente quelli soggetti anche ad altre malattie, e perché no anche quelli recentemente vaccinati col virus influenzale, e quindi come tale sarebbe la ricetta israeliana che è stata usata ovviamente in Svezia, che ha avuto anche gli elogi del New York Times per questa situazione. Vorrei subito concludere per quel che riguarda l'approccio terapeutico. L'approccio terapeutico dunque è fondamentale, ma l'approccio terapeutico, diciamo, dovrebbe essere soprattutto basarsi sugli antivirali, perché un vaccino può servire in un'epidemia, diciamo, che conosciamo, per essere utilizzato. Se io oggi devo andare, per così dire, in Africa e devo farmi la vaccinazione per il virus della febbre gialla, lo faccio perché eventualmente possa produrre gli anticorpi che poi mi proteggono una volta che vado nel continente africano, quando eventualmente dovessi incontrare, per così dire, il virus amarillico che mi verrebbe eventualmente indotto da un morso di zanzara. Perciò, non avendo chiaramente questo vaccino, e poi vediamo eventualmente i problemi dell'averlo e della sua efficacia, ma soprattutto della sua sicurezza, andiamo subito a vedere appunto la famosa idrossiclorochina, che è stato un farmaco
in particolare suggerito da un collega virologo francese e che è stata utilizzata, ha avuto una grossa, per così dire, promozione dal presidente Trump, che ha detto che lui ha fatto 10 giorni di profilassi, e eventualmente poi sono usciti un paio di lavori, uno su The Lancet e un altro su New England Journal of Medicine, per sostenere che su due gruppi, fra l'altro di soggetti con malattia avanzata, soltanto, per così dire, quelli con l'idrossiclorochina avevano un beneficio inferiore rispetto a quelli che non lo avevano. Ma ripeto che poi questo lavoro, che per giunta è costato svariati milioni di dollari, è stato, posso dire, a monte e sostenuto ovviamente da non c'era, per così dire, una origine scientifica, tant'è vero che sia Lancet sia New England Journal of Medicine hanno dovuto, per così dire, rigettare dopo una settimana. Però questo aveva già indotto le federazioni del farmaco dagli Stati Uniti all'Inghilterra e soprattutto ovviamente subito l'Italia a non poter far usare l'ossiclorochina proprio per quello che eventualmente era molto importante, soprattutto se all'inizio, diciamo, della sintomatologia veniva associato all'azitromicina, che chiaramente un antibiotico, e si è visto in percentuale che migliora di molto questo approccio terapeutico. E l'altro ovviamente è l'approccio definitivo, quello là dei famosi anticorpi neutralizzanti, anticorpi che noi abbiamo conosciuti già, per così dire, dalla visita dei cinesi in Italia a febbraio, e come eventualmente il loro lavoro uscito a fine marzo sui Proceedings del National Academy of Science dimostravano che bastavano 200 ml di questo plasma per far sì che il virus potesse essere neutralizzato da 2 ore a 48 ore nei soggetti appunto in fase critica. Questo diventa un fatto chiaramente fondamentale, perché guarda caso in Lombardia, dove questa, diciamo, metodologia, questo logicamente è stato utilizzato da Giuseppe De Donno a Mantova, all'ospedale Poma, e poi anche in collaborazione al Policlinico San Matteo di Pavia, da quando loro l'hanno utilizzato non hanno avuto più una vittima, tranne ad avere ovviamente varie, per così dire, bordate di fuoco da soggetti cosiddetti, sempre quelli, i famosi virologi che si spacciano per tali, che eventualmente erano una metodica costosa, ridicola, è meno di una trasfusione di sangue, e soprattutto pericolosa, abominevole solo pensare. Nel 1992 c'è stato tanto di legge su questi aspetti, per così dire, che riguardano i problemi delle trasfusioni e quindi ovviamente i problemi di risarcimento dei danni. E da allora, diciamo, l'AVIS in particolare è quella che nella maggior parte dei casi a livello mondiale rappresenta appunto una notevole sicurezza. Per giunta la stessa trasfusione può essere può rimettere i famosi colpi rossi personali e quindi a dare solamente la parte, per così dire, liquida del sangue. Tutto questo chiaramente fa onore a chi l'ha effettuato in Italia, anche perché io proprio 2 giorni fa ho avuto uno di questi webinar che si usano oggi, e in cui ho dovuto ancora, diciamo, contrastare clinici di Milano che ancora parlano, sì, uno dei tanti sistemi di terapia è quello specifico, però se questi parlano così, allora a maggior ragione dobbiamo dire come questa gente ha utilizzato soltanto dei farmaci per la polmonite interstiziale, ammesso che non concesso che servisse anche l'ossigeno, ma eventualmente invece si sono dimenticati che c'è l'eparina e il cortisone, che rappresentano degli elementi fondamentali per tutti i medici di pronto soccorso, per tutti quelli che debbono intervenire in questi casi. Ovviamente questa è stata la grande differenza col centro-sud delle isole maggiori. Grazie.